Benissimo, vi ridò il buongiorno da questa parte della camminata. In realtà è cominciata già da un po', ma purtroppo per un problema di batterie manca tutto il pezzo iniziale. Peccato, era molto carino. Allora, vi racconto dove siamo. Siamo a Marina Giulia, sto facendo un sentiero che costeggia la spiaggia e sono partita dal parcheggio di Marina Giulia davanti alla scala delle spiagge. La passeggiata l'ho cominciata direttamente dalla spiaggia, mi sono presa un caffè al primo bar proprio davanti alla scala per continuare poi fino al bar Mario, dove uno degli ultimi, dove ci sono i campi per giocare a pallavolo, a calcio e altre attività sportive. Marina Giulia è diventata la spiaggia quasi top, diciamo, di Monfalcone. La giunta l'ha resa ultimamente veramente carina, ha sistemato dai wallet della strada per arrivare al parcheggio, ha sistemato vari servizi e adesso ci sono molti stabilimenti che vi possono accogliere. Non da ultimo, da considerare che se avete degli amici pelosetti potete andare alla spiaggia di Pluto. La spiaggia di Pluto vi darà un asdraio per il vostro cane, avete la possibilità di mangiare sotto gli alberi e di godervi una giornata al mare con loro. Come si può vedere dalla vegetazione alla mia destra, Marina Giulia si trova in una zona che era acquitrinosa, tuttora lo è, e accoglie tantissime specie animali. Siamo vicinissimi all'isola della Cona, parco protetto per la fauna. Tra gli alberi ogni tanto si aprono questi scorci e continuiamo a vedere il mare. L'importanza di respirare lo iodio non è da sottovalutare. Nel caso avesse piovuto il giorno prima e fosse tutto infangato, abbiamo la possibilità di camminare anche nella strada sotto. Più o meno raggiunge lo stesso tratto che faremo oggi. Sulla nostra strada possiamo trovare vari spazi come questo dove potete fare in bassa stagione dei picnic. Come potete vedere ci sono altri lavori di riqualificazione per consentire l'accesso della spiaggia a tutti. Anche qua vige la regola della montagna. Quando si incrociano delle persone si usa salutarsi. Un salve o un buon dì vi toglierà dall'imbarazzo di sapere che saluto utilizzare. Probabilmente sentirete costantemente un elicottero svolazzare sopra le nostre teste, ma deve essere successo qualcosa di poco piacevole o un'esercitazione qua vicino. Ho incrociato un sacco di macchine della protezione civile e dei vigili del fuoco arrivando qui. Alla mia destra incontro sempre dei canali. Deve essere proprio il regno degli animali e della fauna che vive in questa zona. C'è un po' di foschia oggi, quindi non si vede benissimo, ma guardate bene in fondo dove ci sono quelle alture. Ecco lì, con un po' di fantasia, potete vedere Trieste. Se spostate lo sguardo ancora a destra, siamo già in Slovenia. Vedete che giri lunghi vi faccio fare? Boh, vabbè, insomma. Che ve l'ho nominata, vi anticipo che farò dei video su Trieste, ovviamente, ma essendo la mia città di nascita e avendoci vissuto 33 anni, direi che voglio essere più che sicura che siano fatti molto bene, altrimenti amici e parenti non mi parlerebbero mai più. Una cosa che ho dimenticato di dirvi all'inizio è che questo non è un sentiero dedicato solo a chi abita nelle vicinanze. Infatti a Marina Giulia trovate un camping molto carino. Troverete delle case mobili, potete mettere la vostra tenda, la vostra roulotte. Vi lascio in descrizione il link per vedere di cosa si tratta. Specifico che il mare di Marina Giulia è un buon mare adriatico, quindi non aspettatevi il mare di Lecce, il mare della Sicilia, il mare della Sardegna, è mare dell'Alto Adriatico. Non abbiamo la sabbia quasi da nessuna parte, ci sono soprattutto sassolini, la sabbia la trovate nell'acqua.
Il vantaggio però di utilizzare un camping in questa zona è che potrebbe essere un punto d'appoggio ottimo per andare a visitare città come Trieste, Udine, Gorizia, Grado, ma anche Aquileia. Quindi potete fare una vacanza immersa nella natura, ma anche nella cultura. Una delle cose più difficili che ho imparato riprendendo andando in giro è la faccia sconcertata di chi ti incrocia. Non c'è ancora molta abitudine a vedere persone che parlano col proprio cellulare o la propria videocamera. Qui dovrete decidere se avete passeggini o carrozzine di o girare o attraversare questo sentiero un po' più stretto. Sicuramente una sedia a rotelle qui fa molta fatica e per scendere nella parte sotto dovrete usare delle scale, quindi conviene tornare indietro. Me ne prenderei una adesso e mi farei un bel giro in laguna. Proprio le cose sono cambiate, ci troviamo in zona tutta coltivata, non siamo più in mezzo alle canne. Scusate se le riprese saranno un po' traballanti, ma purtroppo il mio stabilizzatore ha scaricato la batteria. Imparerò pian pianino. Eccoci qua, avrei voluto portarvi fino alla fine del sentiero, ma ho trovato una persona simpaticissima con la quale mi sono fermata a parlare per un'oretta. Veramente si fanno incontri su questa strada piacevolissimi. Torniamo indietro, andiamo verso la spiaggia così potrò farvela vedere. Speriamo questa volta funzioni la telecamera. Ecco, in questa zona di solito troviamo un sacco di cigni. Ecco, quello che vedete laggiù in fondo sono i cantieri navali di Monfalcone, quello per cui tutti voi conoscete Monfalcone, vero? Sbagliato, la prossima volta vi farò conoscere Monfalcone sotto un altro aspetto. Abbiamo dei coraggiosi che stanno camminando sull'acqua, nella sabbia bagnata dall'acqua. Oggi c'è veramente una bassa marea incredibile, probabilmente per questo non ci sono gli uccelli marini in acqua, sono tutti al largo. Siamo ritornati alla spiaggia finalmente, la parte che vi siete persi prima perché la batteria non funzionava. Visto che è una zona dotata di tanto vento, in questo punto potete anche fare kitesurf, che vi avrei fatto vedere prima. La ripercorriamo indietro fino al bar, dove prenderò un ottimo caffè. Dei bambini c'è anche un playground, non ve lo faccio vedere perché ci sono bambini e non posso riprenderli. Rieccoci da dove siamo partiti, da un caffè, un paio di occhiali e la spiaggia. E per questa passeggiata è tutto. Siamo ritornati alla base, alla spiaggia di Marina Giulia, con un bar alle mie spalle e abbiamo fatto solo 5 km. Quindi per questa volta è tutto, vi saluto qui con Cincillà, Cinci qua. Ciao!